Seconda giornata della convention di Fratelli d'Italia in svolgimento a Pescara, che vedrà domani la partecipazione del Premier Giorgia Meloni, che quasi sicuramente ufficializzerà la sua candidatura alle europee. Ieri l'avvio della tre giorni tra ministri, sottosegretari, esponenti delle istituzioni e simpatizzanti nella tenso struttura di fronte alla nave di Cascella. Oggi altri ospiti e altre tematiche in discussione. L'Europa libera del fondamentalismo, la libertà religiosa alla prova del radicalismo, l'Europa difesa delle minoranze perseguitate. Sono intervenuti Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Tommaso Foti, capogruppo Fratelli d'Italia, Camera dei Deputati. Stop alla concorrenza sleale, altro tema, equità e competitività per imprese e prodotti europei, con l'intervento di Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze. Superare l'austerity, modello Italia, serietà, affidabilità e crescita per far ripartire l'economia europea, partecipa Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione, il PNRR, e a proposito ha affermato nessuna decurtazione dei fondi PNRR per quanto riguarda i centri del cratere. E che la confermo, basta leggere l'articolo 1 del decreto convertito in legge martedì scorso al Senato e troverà tutte le coperture per tutti gli interventi che sono stati oggetto di un anno, devo dire, di una polemica inutile, perché noi abbiamo solamente riassestato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tolti gli interventi che non potevano né nel PNRR né nel PNC essere finanziati perché non avevano né la possibilità di essere rendicontati all'interno del PNRR e del PNC né di essere spesi nei tempi previsti. Li abbiamo ricoperti finanziariamente, come avevamo detto, circa 7 mesi fa. Quindi il governo Meloni, il Presidente del Consiglio, il governo mantiene fede agli impegni assunti. Altra tematica che è stata affrontata: difendere l'ambiente dalle ecofollie, case green, auto elettriche, industria, fermare la deriva ideologica della sinistra. E poi l'Europa delle donne, garantire le pari opportunità per contrastare la violenza di genere. Andrea Bodi, ministro per lo sport e i giovani. Beh, il tema delle pari opportunità, la grande famiglia delle pari opportunità declinata in particolare sulla parità di genere, quindi il rapporto con il mondo delle donne, ma soprattutto il rispetto. Io penso che questo sia un fattore centrale, è una parola che è un contenitore di valori che dobbiamo allenare, dobbiamo promuovere, dobbiamo difendere. È un fatto eccezionale, prosegue Bodi, che mi auguro diventi normale. Lo ha detto proprio a margine della convention di Fratelli d'Italia nel commentare la designazione a dirigere il match del Meazza Inter Torino dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che avrà come assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciati, per un trio tutto al femminile. E a proposito di parità di genere, ospite l'attrice Claudia Gerini. Sì, diciamo che da anni mi impegno, sono temi a me molto cari, quindi ho accettato, insomma, l'invito a dire la mia, a dare un contributo super partes, perché in modo libero potrò esprimere, insomma, dei concetti a me molto cari, di cui mi occupo da qualche anno. Quindi lotta alla violenza di genere, diritti per le donne, pari opportunità, uguaglianza, tutto quello per cui ci dobbiamo battere. Sono argomenti al di là di qualsiasi colore politico e quindi sono molto felice di oggi di partecipare.